L'autismo visto come una grande sfida educativa, umana e di inclusione. Nell'ambito territoriale di Canosa, Minervino e Spinazzola si lavora alla costruzione di reti solidali che aiutino le famiglie e supportino i ragazzi che vivono questa condizione attraverso interventi di assistenza, progetti di socializzazione, formazione ed integrazione lavorativa. Al Teatro Lembo di Canosa il confronto è tra rappresentanti delle istituzioni, famiglie, scuole e associazioni del territorio. Per immaginare insieme, dicono, un percorso che offra opportunità ed occasioni di crescita a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Il percorso per i minori avrà una serie di laboratori che sono quelli che poi sono più indicati per i soggetti autistici, se ci sarà arte, musica, ci sarà lo sport, perché noi già abbiamo avviato un percorso con l'Aquarius di Canosa e i ragazzi autistici stanno facendo un percorso che poi li potrà anche portare a diventare esperti nella sicurezza col tempo e continuerà con loro questa attività. Invece per gli altri ci sarà questo percorso che sarà aggiuntivo, oltre al supporto scolastico che potrà essere anche incrementato per i soggetti che ne hanno più bisogno, poi per la fascia dei più grandicelli, dei ragazzi, ci sarà una formazione che li porterà magari ad avere la possibilità di inserirsi in un mondo del lavoro. Direttive per l'integrazione sociale e lavorativa dei ragazzi con autismo sono in arrivo anche dal Parlamento europeo, spiega l'onorevole Chiara Gemma, componente dell'intergruppo sulla disabilità. Come Europa ci stiamo impegnando, stiamo dando delle direttive, ci sono delle risoluzioni che puntano molto sull'inserimento lavorativo. Questa è una grande sfida che abbiamo lanciato e che speriamo di anche vincere nel più breve tempo possibile. Ovviamente tutto questo necessita di una rivoluzione culturale, di un modo di concepire la disabilità in termini di risorsa e non di peso per la nostra società. Fondamentale per una crescita serena dei ragazzi con autismo instaurare un rapporto di fiducia tra famiglie e scuola. Molto spesso alcuni problemi, alcuni casi eclatanti che sono sentiti anche a livello nazionale possono essere risolti da un rapporto leale, vero, sincero con la famiglia. Quando la famiglia comprende che gli operatori scolastici ce la stanno mettendo tutta, è più facile ottenere quel supporto che la stessa famiglia può dare alla scuola per migliorare le condizioni di presa in carico del proprio figlio. Costruire un progetto di vita indipendente per i ragazzi con autismo non è una chimera, lo dimostrano le esperienze formative nel mondo del lavoro portate avanti dalla cooperativa Workout. Noi non siamo eterni, quindi se non cominciamo a elaborare le progettualità e le iniziative affinché i nostri ragazzi si sentano parte della comunità e non un mondo a parte, lasceremo dei figli che non potranno essere accolti da nessun altro. L'esperienza di Workout insegna che è possibile, è assolutamente possibile avviare e accompagnare i nostri figli in maniera dignitosa e serena in questo mondo. Non è necessario che sappiano fare tutto, però è fondamentale che quello che loro sanno fare possa essere apprezzato e valorizzato.